E tra gli attori italiani più amati anche ad Hollywood, Giancarlo Giannini ritorna per la seconda volta al Festival di Agerola sui sentieri degli dèi in un singolare incontro di letteratura e musica. Le parole note, brani e poesie tratte da Pablo Neruda, García Lorca, Gabriel García Márquez, William Shakespeare, Checco Angiolieri, Pedro Salinas, con temi come l'amore, la donna, la passione e la vita. Ad accompagnare Giancarlo Giannini in questo suo recital, il sassofonista napoletano Marco Zurzolo, che ha presentato insieme al suo quartetto alcuni brani inediti scritti per l'occasione. Con la sua recitazione e la sua voce calda e penetrante, Giancarlo Giannini ha condotto gli spettatori in atmosfere mistiche, malinconiche, amorose ed ironiche, in un viaggio dal 200 fino ai giorni nostri. Ascoltiamo Giancarlo Giannini. Il mio compito era quello soltanto di tradurre queste poesie, che spesso sono ostiche, spesso abbiamo dei pessimi ricordi della poesia perché la dobbiamo imparare a scuola, i professori sono anche un po' noiosi. Ho cercato invece di farla più logica e di far capire realmente che cosa c'è, per esempio, sotto l'infinito, il grande piacere filosofico del Leopardi di raccontare il mistero della vita, ma al fine dicendo il naufragarmi è dolce in questo mare, ha capito più di tutti noi. Un'altra serata magica in cui Agerola si riconferma cornice ideale per la cultura e la musica, come conferma il sindaco Luca Mascolo che ascoltiamo. Riteniamo che assaggiare dal vivo l'arte, la cultura, le capacità interpretative di un grandissimo artista sia da stimolo e da sprone per fare cose migliori negli anni a venire.